Ha invaso il Mandela Forum, luogo simbolo di eventi e spettacolo, nella memoria di un grande personaggio storico che ha combattuto il razzismo nella sua vita. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha fatto tappa a Firenze per la campagna elettorale, riunendo e portando a tavola 2000 persone. I suoi sostenitori l'hanno acclamata, invocata in un momento di crisi energetica, argomento centrale di questa campagna. Col sindaco di Piombino, guardi, ci parliamo quasi ogni giorno, nel senso è una questione che io seguo da mesi e ovviamente comprendo benissimo la posizione del sindaco, ho con lui spiegato varie volte e lui è, insomma, capisce bene la posizione che stiamo portando avanti, è una posizione di condivisione. Piombino ha effettivamente dei problemi come città, perché è stata una città che ha già pagato e che quando dovevano arrivare le compensazioni da parte dello Stato nazionale non ha visto quelle compensazioni. Oggi ragionevolmente è una città che si trova in difficoltà, dopodiché io e il sindaco di Piombino capiamo benissimo che i rigassificatori in Italia servono e che servono il prima possibile. Quindi qual è la soluzione di questo problema? Io ho trovato, diciamo, secondo me la sintesi giusta è: noi abbiamo l'obbligo di verificare se negli stessi tempi, quindi senza allungare i tempi, possa esistere una sede più adeguata di quella di Piombino per non far ricadere tutti i sacrifici sulla stessa città. Se quell'alternativa non esistesse, poiché noi abbiamo il problema di liberarci dalla dipendenza russa il prima possibile, di essere indipendenti, e allora bisognerà una volta tanto dimostrare che c'è una politica diversa nell'offrire le compensazioni necessarie alla città, giuste per la città, e nel coinvolgere anche l'amministrazione, che finora, diciamo, non è stata coinvolta molto, e secondo me anche quello è un grande errore del governo precedente. Presente alla cena anche Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, uno dei più ferventi oppositori del collocamento del rigassificatore all'interno del porto. Meloni è arrivata a Firenze per infrangere un tabù, sconfiggere la roccaforte del centro-sinistra con l'obiettivo di trovare consenso in una città storicamente avversa.